Ciao a tutti, allora oggi facciamo un piccolo inciso, una micro puntata vacanziera. Tutti quanti più o meno vanno in vacanza, chi a mare, montagna, campagna, dove vi pare. E quale occasione migliore per esercitare l'ozium latino? Che non era non fo niente, sto di ah, no, no. L'ozium era la pratica per cui non lavorando o non presenziando a uffici pubblici per un certo periodo si andava in vacanza ed era l'occasione per i patrizi romani e comunque i cultori del sapere di mettersi a studiare. Chiaramente quando uno è in vacanza tutto c'è voglia a meno che studiare, questo lo sappiamo tutti, però possiamo portarci dietro qualche piccolo tesoretto che ci mantiene connessi con i nostri studi, con le nostre ricerche. A questo proposito ho scelto due libretti, piccolini, piccolini, picciò picciò, però veramente densi, di grande valore, tutti e due editi SEAR, rinvenibili comunque nel nostro shop. Il primo è quello della numerologia biblica, Nereo Villa, numerologia biblica, specialmente consigliato a quelli che hanno fatto il corso Sentieri di Luce. Fortunatamente è stato ristampato perché questo è un testo veramente molto molto importante, che all'epoca non potevamo mettere in bibliografia, non era disponibile, adesso lo è. Quindi chi è interessato alla Kabbalah, chi è interessato a sviluppare i temi che abbiamo trattato nel seminario dei Sentieri di Luce, consigliatissimo, non consigliato, consigliatissimo. Quindi questo testo qua, Paft, che poi appunto trovate in shop di Nereo Villa, sulla numerologia biblica, che non è un esercizio, attenzioni, meramente accademico, ma è un modo per penetrare l'uso corrispondenze gematriche in modo attivo anche con speciale riferimento al Sefer Yetzirah. Quindi per tutti quelli interessati alla Kabbalah, numero uno, questo qua. Bang. Numero due, siccome siete, io lo so che tra di voi ci sono degli yogoni, no? Degli orsi yogi veramente dediti alla meditazione in caverna, soprattutto con questo caldo, no? Che mi sembra il minimo. Gli esercizi invece di meditazione sempre della SEAR, libro semplicissimo di base per introdurre anche chi non sa assolutamente nulla della meditazione, ma temi tradizionali, autentici, seri, non invenzioni di malati di mente, come va di moda adesso, è un libro imprescindibile. È stato studiato tantissimi anni fa, tra l'altro da persone di grandissima levatura spirituale, che hanno creato queste edizioni negli anni 90 più o meno, tra tutti Angelo Del Monte, che era un vero praticante di alto livello, dal dottor Salustri, che amo ricordare queste due persone perché sono state delle colonne dell'esoterismo reale, tradizionale italiano, non i pagliacci, gli esobuffoni che appunto imperversano sul web. E dalle loro ricerche, dalle loro esperienze soprattutto, in vita e in morte dopo la morte, lo so io perché lo dico, questo testo è veramente preziosissimo. Quindi ve lo raccomando, questi esercizi di meditazione della Sera, Paft, insieme appunto alla numerologia biblica. Sono dei handbook praticamente che potete portarvi dietro, non mi prendono posto, se non quello dovuto a questi studi nella propria mente e nella propria coscienza. Sono entrambi testi operativi per chi fa le cose, non per chi chiacchiera. Questo deve essere molto molto chiaro, ok? Quindi nel consigliarvi questi due testi, questi due gioiellini, vi auguro a tutti delle buonissime vacanze, delle splendide ferie, riposatevi, ma mantenetevi connessi, da-da. Ok? Perché è molto importante, specialmente adesso che c'è un periodo astrologico bestiale. Non
dal 21 fino al 4 agosto sarà un tirasegno. La risorsa essenziale per rimanere centrati è avere una chiara coscienza, una mente fissata su principi elevati e una stabilità interna a prova di bomba. Perché veramente, come dicono i francesi, c'est le bordel, no? Quando ci sono queste influenze, noi dobbiamo avere già innalzato le nostre mura, dobbiamo avere già la nostra solidità, la nostra capacità di rimanere eretti, estos. E questi testi, queste pratiche sono un formidabile aiuto per mettere, diciamo, in sicurezza la nostra mente, la nostra energia, la nostra capacità di discernimento, soprattutto in un momento così intenso e difficile. Quindi rinnovo ancora gli auguri per le vostre vacanze, le vostre ferie, a voi e ai vostri cari. Ci vediamo alle prossime. Ciao! Questa settimana nei contenuti per abbonati. Allora, Giorgio, su internet girano dei video di pastori che effettuano esorcismi. Parlano di demoni marini, sirene, pare che siano diffusi ad Haiti dove è molto praticata la magia. Mi fa ridere i pastori che fanno gli esorcismi. Loro non sono sacerdoti cattolici, non hanno gli ordini sacri, tra cui l'esorcistato. Quindi che esorcizzi. Poi sono divertentissimi, no? Perché poi vedi che stanno, alcuni ho visto dei video esilaranti dove c'è quelle cose da scontro tra alcolizzati in America, no? Hey man, fuck you! Cioè, mamma andata a fanculo. Cioè, se vi sentite tristi, vi guardate quelli e dice, vabbè, dai, siamo a posto. Cioè, ormai, ragazzi, è diventato tutto un circo. Il problema è che se nell'ambito del circo ce ne scappa fuori uno di quelli veri e non sei attrezzato, che dolore, che dolore, capito? Quindi, lasciateli fare, lasciateli sbattere, si divertono, dai. Pure il giorno fanno gli esorcisti, i pastori, i protestanti, di notte fanno i macumbero, cioè, lasciate perdere, capito? Perché l'esorcismo non funziona sulla base delle cazzate che spari. O se fai la scena, no? Ti metti tutti i paramenti qui, là. Quelli sono i segni di dignità sacerdotale, un'altra cosa. L'esorcismo è tu quince di vista. Hai violato un confine che non dovevi violare, questo è. Non è una maledizione contro un demone che già quella ha messo male per suo, o un'anima vagante, quel che sia. No, qui non ci devi stare. E allora di tutte le scene, no, che avete visto nei film, come Baba Verde, maledetto peccatore. È chiaro che un ossesso, un posseduto può fare questo. Innanzitutto se una vera possessione dell'angelo caduto non fa queste cose, tranquilli. Anzi parla con una lucidità spaventosa, una forza interna. Perché te vede, te legge. Allora tu non devi fare macho, macho man, I got to be a macho man. Perché lui ti fa il culo così? Perché è una potenza mostruosa. E dici, guarda, io sarò Abiezio plebis, sono a merda, va bene, non c'è problema, ma non è che con me te la devi fare. Io ti annuncio che tu non ci puoi stare qui perché vedi quello sulla croce, ha detto che non c'è rivista. L'ha detto lui, tu qui non ci puoi stare. Per quello se leggono i brani anche del Vangelo dove Cristo ha fatto degli esorcismi, no? Ha detto che non ci puoi stare. Ah, io mi frega un cane. Io ti dico che lui ha detto che non ci puoi stare. Loro lo sanno che non ci possono stare se gli nomini Cristo. Sanno benissimo. Vogliono dire se tu ci credi. Non perché sei un fedele devoto per Signore, no. Perché tu sai perché loro non possono stare lì, perché conosci la scienza dei confini, sei stato confermato col carisma dell'esorcista, eccetera, hanno spiegato come funzionano le cose.
esorcismo minore, esorcismo maggiore, eccetera. È come un funzionario, che ne so, che viene a fare un pignoramento a casa, e tutti poi dicono, ah, vaffanculo, te al giudice, toh, la notifico, fa un cazzo di pari, io vado a casa. Però se tu non fai quello che ti dice l'ingiunzione, arrivano gli uscieri e ti portano via tutto. Oppure se hai commesso un reato grave, arriva la forza pubblica e ti porta via a manette. E questo gli accade. Hanno più paura del giudizio dei loro superiori infernali che di tutto il resto del mondo, se hanno fallito. Dici, quindi tu, mi dispiace, ma qui non ci puoi stare. Anzi, manco mi dispiace, papà, qui non ci puoi stare. E l'ha detto lui. E devi essere come un tubo. Capito? C'è una parte bella degli esorcismi antichi, no? In cui tu ordini l'eiezione di questa forza, gli ordini andare via, in nomine Illius qui ti levigit in patibulo crucis. Nel nome di colui che ti ha vinto sul patibolo della croce. Perché è sceso, è stato qui, ha riaperto il canale col cielo e è signore di tutti i mondi, anche di sotto, anche di casa tua, perché quei 3 giorni ti è venuto a trovare, si è ripreso le anime che doveva riprendersi e se le portate via. The boss è uno solo, capite? Quello. Continuano i contenuti per abbonati. La libreria Cavour ringrazia i suoi abbonati e ricorda a tutti che creare dei contenuti speciali in più è una forma di ringraziamento dovuto a chi ci sostiene. Visita la playlist dedicata per scoprire tutti i video extra.